goleada per le squadre umbre alla prima uscita, 2 il Perugia e il Cumbio contro le rappresentative locali, hanno segnato il Cumbio 13 reti, il Perugia 10, mentre la Ternana con la primavera della Roma, teste più probante, di gol ne ha fatti 4. Il calcio d'agosto non deve né esaltare né abbattere nessuno, si sa che queste sono partite che lasciano il tempo che trovano, si è visto qualcosa di buono in tutte, soprattutto si è vista la buona volontà dei giocatori. Certo c'è da lavorare soprattutto sulle entrate, questo lo deve fare il Perugia che cerca in particolare un portiere, si è rivolta verso il Como per Guidotti, agli occhi su 2 portieri della SPAL, del Favero e Thiam, e tra questi 3 nomi uno dovrebbe essere quello che verrà affiancato a Moro e a Ginga nel Perugia. La Ternana è ambiziosa, ha parlato Guida, ha spiegato che deve lavorare sul piano economico perché la squadra rossoverde ha il monte ingaggi più pesante di tutta la Serie C e quindi vuole fare delle uscite o comunque fare in modo che si abbattano, spalmandolo su più anni, gli ingaggi dei giocatori che hanno i contratti più onerosi. Ma questo non vuol dire che la Ternana non sia ambiziosa, perché anche in questa circostanza sia il presidente sia il direttore generale, affiancato da Mammarella, nuovo direttore sportivo, stanno lavorando e dicono apertamente di voler vincere e di poter tornare in Serie B. Infine il Gubbio, anche il Gubbio è ambizioso, ha 2 attaccanti importanti, Di Massimo e Dursi, e questo permette alla squadra di Taurino di guardare con ottimismo all'inizio del torneo. Taurino vuole giocare con il 3-4-2-1, le prime uscite, questa ultima in particolare, lo hanno indirizzato su questa squadra e si vedrà. Adesso la parola passerà al momento opportuno alla Coppa Italia e al campionato.